patrimonio culturale palestinese è molto ricco e l'arte del ricamo ha un ruolo fondamentale, una tradizione che si è sviluppata nel tempo, tanto che oggi non la ritroviamo solamente sugli abiti tradizionali femminili, ma anche su accessori e manufatti in legno. Possedere un artefatto ricamato nelle proprie case è per i palestinesi un vanto. All'inizio facevo cose semplici, ricamando piccoli accessori. Poi ho unito il mio talento a degli oggetti e ho cominciato a fare dei ricami anche sul legno, cominciando da piccole scatole, ma con un approccio diverso a quello a cui la gente è abituata. Nel suo piccolo laboratorio aperto a Ramallah, Tujan da quasi un anno produce manufatti da rivendere poi, che riflettono i gusti del mercato. Un lavoro che richiede tempo e fatica, ci vogliono infatti 3 ore per ricamare ogni singolo pezzo. Cerco di differenziare l'offerta, ricerco i design prendendoli da abiti tradizionali dei villaggi palestinesi e cerco poi di comprendere anche le tendenze e i gusti della gente. Ricerco anche design negli abiti delle grandi città, poiché variano da Gerusalemme, da Betlemme o da Ramallah. Fortunatamente le mie idee piacciono alla gente, sono una combinazione tra il patrimonio culturale palestinese e il ricamo, rivisto in chiave moderna. Scatolette, portagioie, quaderni o calendari che con il ricamo diventano opere d'arte, un modo per ridare nuova vita al patrimonio tradizionale palestinese.